Ciao e bentornati a un nuovo video di Nutrizione Consapevole. Oggi parleremo di polpette, uno dei piatti più amati dagli italiani e che trova tantissime ricette molto differenti da nord a sud. Come spesso ricordo, la scelta degli ingredienti per preparare i nostri piatti può variare anche di molto i valori nutrizionali e adattarsi meglio a quelli che sono i nostri bisogni energetici. Questo risulta essere un piatto molto versatile e molto pratico anche da portare in ufficio o durante i pranzi da sporto. Le tipologie di ingredienti che possiamo utilizzare sono differenti, a partire dalla parte proteica, quindi possiamo scegliere o della carne, tra la carne, carni più magre come pollo, tacchino, coniglio, oppure carni di manzo o di vitello, oppure possiamo scegliere il pesce. Tra il pesce ricordo sempre di preferire dei pesci un pochino più grandi come il merluzzo, il salmone, che hanno dei grandi filetti e in cui riusciamo a togliere meglio le lische. Questo perché poi nel spezzettare e nel triturare la polpa sarebbe poco piacevole avere all'interno appunto le spine. Un'altra tipologia di proteine che possiamo utilizzare sono i legumi. Tra i legumi consiglio lenticchie e ceci che si prestano meglio per questo tipo di piatto e in questo caso aggiungiamo magari un uovo. Questo perché? Perché come spesso ricordo il legume è costituito sia da proteine ma anche da carboidrati. Quindi per bilanciare meglio il piatto è necessario apportare una maggiore quantità di proteina attraverso l'uovo che presenta un profilo aminoacidico completo, cosa che invece i legumi non hanno, perché mancano di alcuni aminoacidi essenziali. In questo modo avremo sia una parte di carboidrato, ma soprattutto un profilo aminoacidico completo e quindi proteine più nobili. Un'altra variante delle polpette è data da polpette costituite quasi totalmente da verdure e un po' di pan grattato. In questo caso possiamo utilizzare varie verdure, io consiglio sempre di cuocerle o in padella o al vapore e strizzarle bene dall'acqua in eccesso. È un'ottima alternativa perché? Perché ci permette soprattutto di introdurre nel nostro piano nutrizionale le verdure, che spesso e volentieri sono difficili da portare anche in dei pasti o dei pranzi da sporto, e soprattutto possono essere un ottimo escamotage per inserire verdure nell'alimentazione dei bambini che fanno difficoltà a mangiarle come tali, sia per la consistenza che per il sapore, ma a volte anche per la forma. Invece in questo modo li inganniamo piacevolmente, quindi cerchiamo di camuffarli in un piatto un pochino più gradevole e anche e soprattutto nei soggetti anziani. Questo perché? Perché le polpette di qualsiasi genere, anche di verdure ma anche di carne o pesce, presentano comunque degli ingredienti triturati e in questo caso, dato che nel soggetto anziano ci possono essere delle problematiche di masticazione, il piatto risulta più facile da masticare e anche soprattutto da digerire. Per quanto riguarda i metodi di cottura, io consiglio sempre la cottura in forno in modo tale da ridurre la parte di grassi oppure la cottura in padella e, come vediamo in questa variante centrale, magari con una piccola salsa di pomodoro, quindi in umido. Di solito nelle ricette tradizionali le polpette vengono fritte o prefritte, questo rende il piatto un pochino più grasso e sicuramente più pesante da digerire. In questo caso, per inserirle anche in dei piani nutrizionali dietetici, consiglio di cuocerle in forno, a prescindere dalla panatura esterna, e che possiamo accompagnare con una salsa di pomodoro insaporita con delle erbe aromatiche e condita con olio crudo. Come abbiamo visto, le polpette sono un piatto molto versatile e in cui possiamo scegliere davvero fino all'ultimo ingrediente e in questo modo cambiare i valori nutrizionali in base alle nostre esigenze energetiche e in base ai nostri bisogni nutrizionali senza rinunciare al gusto. La variante di oggi è composta da macinato di tacchino e spinaci. Ora vediamo insieme come prepararle. Per 25 polpette di carne bianca e spinaci ci serviranno 500 g di tacchino o pollo macinato, 250 g di spinaci già lessati, 500 g da crudi, 50 g di pan grattato più 35 g per la panatura, prezzemolo tritato, sale e pepe. Per la salsa di pomodoro ci serviranno un barattolo di pelati o passata, uno scalogno, origano, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Impasta con le mani tutti gli ingredienti per le polpette formando un composto ben amalgamato. Forma le polpette modellandole con le mani, passa una parte delle polpette nel pan grattato, cuocile in forno a 180 gradi per 30 minuti o fino a quando non saranno ben dorate in superficie.
Per la salsa di pomodoro, cuoci in pentola lo scalogno affettato con un paio di cucchiai di acqua, un pizzico di sale, i pelati o la passata. Quando la salsa si sarà ristretta, aggiungi di sale, pepe e condisci con un filo d'olio a crudo. Come abbiamo visto, con la stessa tipologia di impasto per le polpette possiamo creare piatti differenti, quindi polpette cotte sempre al forno con salsa di pomodoro, polpette con verdure in questo caso come contorno, oppure la stessa tipologia di impasto con la dorature esterne, quindi il pane esterno. Ora prova la versione che più ti piace e noi ci vediamo al prossimo video!